Un sud poco sportivo e un nord più incline al movimento, un'Italia spaccata in due dal punto di vista dello sport. Come evidenzia una ricerca presentata a Roma da Svimez, WISP e Sport e Salute. Il servizio di Laura Cervellione e Antonello Travaglini. Proprio quando il Senato dice sì all'attività sportiva in Costituzione riconoscendone il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, ecco stagliarsi all'orizzonte un nuovo fronte della questione meridionale. Nel sud Italia solo il 27% degli adulti pratica sport regolarmente contro il 42% del centro-nord. La ricerca realizzata da Svimez e WISP con il sostegno di Sport e Salute evidenzia le ripercussioni sulle aspettative di vita. 3 anni in meno nel mezzogiorno più sedentario rispetto al nord, sud dove un adulto su due non pratica nessuno sport e dove un minore su tre è sovrappeso. Oltre all'impatto sul sistema sanitario nazionale c'è il riverbero su altri indicatori sociali come sul tasso di disoccupazione. Si evidenzia come la sedentarietà crea problemi dal punto di vista della salute, quindi dobbiamo assolutamente mettere in atto tutta una serie di iniziative per garantire l'attività fisica che rientra nei corretti stili di vita, quindi dobbiamo investire nella consapevolezza che parliamo di prevenzione, il garantire attività fisica ai nostri ragazzi, corretta alimentazione. Credo che dobbiamo recuperare questi valori nella consapevolezza che facciamo un investimento per il futuro. Un problema anche strutturale: al sud mancano gli impianti sportivi pubblici, emblematico che in Sicilia il 90% di chi pratica sport lo faccia in strutture private. Il PNRR ci dà la grande opportunità di promuovere i grandi impianti sportivi, 700 milioni, 300 milioni per le palestre scolastiche, ma Sport e Salute sta promuovendo installazioni sportive nei parchi pubblici. Lunedì partiremo da Macerata, 600 impianti in giro per l'Italia.